buonasera telespettatori di Teatro TV in diretta dal Teatro Moderno di Grosseto nel contesto della stagione teatrale. Tra pochi minuti andrà in scena il Borghese Gentiluomo di Molière. Ricordiamo che le produzioni sono di Roberto Toni per RT Teatro 30, regia di Armando Pugliese, naturalmente il protagonista è Emilio Solfrizzi. Emilio Solfrizzi è qui accanto a noi che è pronto tra poco per entrare in scena. Vogliamo sapere da lui prima di tutto come sarà questa trasposizione molieriana del Borghese Gentiluomo. Belle verifiche che abbiamo appena fatto nelle poche recite che hanno preceduto questa, perché abbiamo debuttato solamente da pochi giorni. Sono state ottime, il consenso del pubblico è stato meraviglioso, molto affettuoso, i teatri sono pieni. Sono orgoglioso di annunciare che anche il Teatro Moderno di Grosseto stasera, di lunedì, è pieno in ogni ordine di posto, per cui insomma essere accolti da 1000 persone è sempre, come dire, una medaglia che un attore si appunta al petto. Credo che sia un'edizione riuscita del Borghese Gentiluomo. È un testo niente affatto semplice, ma molto 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 divertente, che accontenta o potrebbe accontentare sia la pancia di chi non ha strumenti per approfondire, diciamo, per cogliere tutte le sfaccettature che Molière ha voluto mettere in questo testo, e sia tutti quanti gli altri. Insomma, l'accoglienza a Pisa, io vengo da Pisa, 2 giorni meravigliosi da Ravenna, insomma sono state entusiastiche, per cui io poi, siccome dobbiamo fare tutta una tournée molto lunga, qua c'è solamente del legno, ferro non c'è niente, ma lo toccherei volentieri. Nel tempo, nei secoli, la rivoluzione francese era ancora lontana, ci voleva
ancora più di un secolo, poi dopo è diventato un personaggio tragico, è diventato come dire, un simbolo di questa emancipazione, per cui ha molte sfaccettature. Io, secondo me, Pugliese in questa versione che facciamo noi ha voluto cogliere un aspetto molto più poetico del semplice dell'arricchito che vuole, come dire, cambiare casacca. A noi è piaciuto, infatti la scenografia è molto bella, è un luogo non luogo, perché non rappresenta una casa, è un luogo però dove ci sono delle sbarre. Le sbarre inevitabilmente rimandano alle più giovani, qualcosa dal quale non si può uscire. Jourdain, è vero che vuole emanciparsi, vuole diventare nobile, ma lui pensa che la nobiltà sia un luogo dell'anima, soprattutto dove c'è qualcosa che abbia più a che fare con la gentilezza, con la cortesia, con la civiltà. E Dio sa soltanto quanto oggi ci sia bisogno di un senso civico, non solo di quello da insegnare all'interno della scuola. E lui lo fa con una determinazione, con una quasi ottusa, quasi che non sente assolutamente nient'altro, pensando che in questa classe, in questa casta che era quella della nobiltà, albergassero questi sentimenti. In realtà poi Molière era per l'ordine costituito, lui non voleva cambiare niente, perché doveva, secondo me, far semplicemente ridere, per cui non dà nessuna speranza al personaggio di riuscire a fare questo salto, a emanciparsi. E allora Pugliese ha avuto questa bellissima cosa che lui ci riesce nello scherzo, nello scherzo che gli combinano, nella Turcheria, ed è davvero molto diverso. Come è cambiato l'attore sul film? Ma no, diciamo.
diciamo il Terre Durazzo, insomma, giusto per chi è poveraccio e non sa neanche che cosa sia, è una trasmissione che facevo su un'emittente privata pugliese, Telenorba, insomma, che è qualcosa di più di un'emittente privata, credo sia ancora oggi la più grande emittente privata italiana, non in network, perché tante sono grosse perché, come dire, fanno comunella con altre. Trasmissione molto divertente, non credo tantissimo, se non nel che mi è venuto un po' di pancetta, un po' di papagorgia, la barba mi imbianca perché me la vado a fare da un po' di corsa e lì si capisce che sei più vecchio. No, la curiosità è la stessa e ancora la voglia di giocare tanta, per cui credo di, anzi facciamo così, che queste cose me le tengo queste. Ma qual è stato il punto più importante della sua recitazione? Ma no, perché posso essere stato anch'io un incontro importante per qualcuno, io sono felice di scoprire le persone, non gli domando mai se appartengono alla casta della nobiltà oppure alle altre, sono felice sempre di fare incontri, è un'occasione che questo lavoro ti riserva, perché è bello, così come quando sei nel teatro, giri tantissime città, frequenti, io conosco l'Italia da quando faccio teatro, da quando giro per il teatro, come mai, cioè prima non avrei mai potuto scoprire, e lo stesso mi capita con le persone, frequento così tanta gente, hai niente da dimenticarmene, spesso volte, facce, però le sensazioni, i sentimenti rimangono. Un giovane che volesse intraprendere la carriera teatrale? Io ho sempre pensato che i consigli servono soltanto a riempire la bocca di chi li dà. Se io dovessi raccontare la mia esperienza, qual è stato il mio percorso, ecco, tutti quanti sicuramente non farebbero questo lavoro. Perché le strade, come dire, ci portano in tante direzioni. Ecco, questo è un lavoro che bisogna proprio scegliere, un lavoro che proprio devi avere voglia di farlo, perché non è quando sei a Grosseto, in quella città, o a Pisa, che voglio dire te vengo di dolore, ma se sei in luoghi perduti, si continui ad amare, ti piace tutte le serie andare in scena, allora forse hai fatto la scelta giusta. Questo è un lavoro che devi fare. Io mi ricordo, dopo aver finito i corsi di formazione, che sono importantissimi, la formazione è inevitabile che sia tanto tanto importante, e quindi bisogna fare le scuole giuste, però dopo mi raccontavano, dopo la teoretica c'è la pratica, non c'è nessuno bisogno, perché questo è un lavoro che bisogna fare. Soffrizzi, noi grazie, ci grazie. Ci vediamo. Scusate, no, io ci tengo a dire, non sono venuto con l'abito adatto, non perché non ne avessi uno, ma non sapevo di dover partecipare addirittura alla trasmissione. Poi hanno scelto anche un luogo che, diciamo, non si adatta, ecco, alla voce di un attore che sta per andare in scena. Ciao a tutti, grazie. Sì. Tutti quanti con i ciarlatani, con le loro fisi, soprattutto lo spadaccino. No, signora, lo spadaccino, perché tu non devi niente la casa di Porto. E lui la spadaccino, però è lui. La spesa! No, 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 no. Solo un po' strascino, forza! Ma stavo arrivando di prendi l'arma e mettiti in guardia! Solo per farti ridere. Sì. In posizione. Corpo dritto. Corpo dritto. Sempre corpo dritto, questo è corpo dritto. Quando si attacca di guarda si attacca così. Quando si attacca di testa si attacca così. Questo è il modo per sopravvivere, lo capisci? Ma non è vero. Sapere esattamente cosa si fa quando si va a fare un colpo. Prova a colpirmi.